All'inaugurazione della nuova ambulanza. Abbiamo scelto la giornata della solidarietà perché fa parte anche questa del volontariato. La madrina di questa ambulanza è la signora Adelaide, penso che tutti la conosciate, è stata la nostra prima segretaria. La signora Adelaide, vedova Ceresa, per noi era il Pasqualin, non so se sapete chi è il Pasqualin, e chiedo di fare tutti un applauso per questo. Il Pasqualin è stato il fondatore, uno dei fondatori della Croce Rossa di Baveno e il nostro primo delegato della Croce Rossa di Baveno. Per questo abbiamo scelto la continuità con la signora Adelaide. È commossa, ma sono commosso anch'io. Prego Don Alfredo, procedere alla benedizione di questa ambulanza, poi seguiranno i vari interventi. Non è la prima volta che mi succede di dare la benedizione ad uno di questi mezzi. È una benedizione però che non si limita ad un corpo meccanico inanimato, ma vorrebbe rivolgersi anzitutto a voi, perché la vostra professionalità capacità e il vostro buon senso possa davvero essere di sostegno a tutti quelli che saliranno nella sofferenza e nella malattia. E quindi un pensiero vogliamo rivolgerlo anche a tutti coloro che sono in questo momento malati, sofferenti. Giornata della solidarietà vuol dire anche questo. Per cui la nostra benedizione diventa una preghiera al Signore, perché abbia a dare coraggio, fiducia a tutti i membri della Croce Rossa Delegazione di Baveno, alla nostra madrina che tutti conosciamo e anche a tutti i sofferenti del Paese. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio, Spirito Santo, come era nel principio, sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. Procediamo adesso al taglio del nastro. Don Alfredo ha detto delegazione di Baveno, devo correggerlo, da quest'anno siamo diventati comitato locale di Baveno, perché ci hanno promosso, non siamo più bambini, siamo diventati adulti. Questo mezzo è stato acquistato con un forte contributo dalla Cassa di Risparmio di Torino e un altrettanto sostanzioso contributo donato con la manifestazione Un salto nel passato. Qui c'è il signor Ottinetti e il signor Monferini, che sono, penso, i due più grandi rappresentanti del salto nel passato, al quale vorrei chiedere un loro piccolo intervento per questo contributo. In effetti manca il presidente dell'associazione, che è Antonio Zacca, che non ha potuto partecipare oggi. Ma come associazione Un salto nel passato siamo stati lieti di poter aiutare un'altra associazione importante come la Croce Rossa di Baveno. Ma il contributo l'ha dato buona parte della gente che vedo qui, perché l'associazione Un salto nel passato è fatta da voi, da tutti quelli che ci collaborano, da tutti quelli che senza risparmiarsi come forze contribuiscono alla buona realizzazione e a creare veramente un gruppo e a rafforzare quel senso di comunità che la nostra città ha sempre avuto. Quindi per noi è stato un piacere, un dovere, sapendo che la Croce Rossa doveva raccogliere fondi per questo nuovo mezzo che poi è a disposizione di tutta la popolazione, siamo stati lieti di poterli aiutare. E siamo anche lieti, appunto, di apprendere che finalmente siete diventati maggiorenni. Dopo quanti anni? 50. Ecco, vabbè, ci hanno messo un po', perché diventare maggiorenni a 50 anni è una maturazione molto lunga, però siamo contenti del risultato che avete raggiunto e vi preghiamo di continuare sempre così, con lo stesso impegno che avete avuto, ma siamo sicuri che lo avrete. E grazie ancora a tutti voi che avete aiutato il salto nel passato a poter, che gli avete promesso il salto nel passato di aiutare poi la Croce Rossa. Grazie. È lui che ormai che va avanti, perché io faccio solo rappresentanza, è lui che si dedica a vita e corpo tutto, lui e la sua signora. Grazie. Purtroppo
fare le veci di Reggiori non è facile, perché lui è la storia della Croce Rossa di Baveno. Ogni tanto mi prende per le orecchie, stamattina alle 10:10 l'ultima volta, perché non era sicuro che fosse tutto fatto come piaceva lui. Spero di esserci riuscito. Adesso vedo qua il nostro vice sindaco, in rappresentanza del sindaco, inviterei a fare due parole, grazie. Io devo dire innanzitutto che sono molto emozionata perché ho vissuto personalmente l'esperienza come volontaria della Croce Rossa. Come amministrazione posso dire che noi siamo sempre orgogliosissimi di tutte le associazioni che ci sono sul territorio, lo ribadiamo ogni volta ed ogni manifestazione, mi sembra giusto dirlo anche in questo caso. La Croce Rossa è un'associazione importantissima per questo paese, collabora con l'amministrazione spesso e volentieri, quando siamo in grosse difficoltà ricorriamo comunque al signor Reggiori, dico Reggiori perché ho un legame affettivo giustamente. Io devo dire che sono particolarmente contenta oggi di essere io a portare due parole in questo senso, anche perché so benissimo cosa vuol dire fare il volontario, so cosa vuol dire metterci il cuore, mettere il proprio tempo a disposizione esclusivamente per un senso di, sembra grande la parola, ma lasciatemelo dire, di umanità. E al giorno d'oggi, proprio anche per la giornata di oggi, parliamo della solidarietà, devo dire che il giorno è proprio quello giusto, perché tanto impegno, tanta volontà, soltanto per gli altri, dedicarsi agli altri forse è il percorso giusto che dovremmo prendere tutti. Quindi io ringrazio la Croce Rossa di Baveno, mi auguro che la collaborazione possa continuare, sono certa che continuerà, e un grosso in bocca al lupo per questo bellissimo comitato, non più delegazione. Poi anche il presidente provinciale, ma per impegni personali non è potuto venire, e ci ha mandato uno scritto che del saluto suo, che ce lo leggerà un delegato provinciale di Area 1 di Sint Stefania. Ai volontari della Croce Italiana, Comitato Locale di Baveno. Carissimi amici, impegni personali mi impediscono di essere fisicamente presente oggi, ma è importante per me farvi sapere come l'inaugurazione della vostra nuova ambulanza sia per me una gioia da condividere con tutti voi volontari, poiché testimonia l'impegno e la dedizione che l'intero gruppo mette nell'operare in Croce Rossa, esempio e stimolo per tutti noi. Con l'augurio di un futuro sempre migliore, vi stringo in un ideale abbraccio e vi rinnovo la mia più sincera stima. Il presidente provinciale CRI, Vittorino Acco. Allora, grazie Stefania. Allora, prima Reggiori ha detto che questa ambulanza è stata acquistata con il contributo sostanzioso di due associazioni, della Cassa di Risparmio di Torino e dell'Associazione Un Salto nel Passato. La parte mancante ce l'hanno messa i volontari, con l'impegno che ci mettono quotidianamente, con i viaggi che vengono effettuati, i turni pomeridiani, mattutini, notturni. Perciò io farei un grandissimo applauso a tutti i volontari. Grazie. Allora, adesso siamo lieti di potervi offrire un aperitivo, così almeno bando alle ciance e passiamo a qualche cosa di un pochettino più bello. Grazie a tutti di essere intervenuti. Normale, analcolico.